È quasi un anno che il maestro Antonio Serignano, ispiratore del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, maestro indiscusso di musicisti di riconosciuto valore, se n'è andato. In vita forse le sue città adottive, prima Tropea e poi Vibo Valentia, non sono state molto generose nel riconoscergli i meriti che in oltre 50 anni di carriera ha ottenuto. Ma ora ci si è reso conto che dell'importanza del suo operato, che più che essere un lavoro, era una missione sociale e culturale. Il Conservatorio Fausto Torrefranca ha deciso di dedicargli l'Aula Magna, così che tutti coloro che d'ora in avanti si appresteranno a varcare quella soglia potranno rendergli il doveroso omaggio. Il maestro Antonio Serignano è stato fiduciario per circa 20 anni e senza il suo lavoro forse il Conservatorio a Vibo non ci sarebbe. Meritava questo riconoscimento che in vita non ha avuto. Sarebbe stato doveroso che fosse stato il primo direttore del Conservatorio. Purtroppo le vicende della vita non lo hanno favorito. Noi che vogliamo conservare la memoria, perché la memoria è il migliore elemento per avere futuro, lo abbiamo voluto ricordare intitolando l'Aula Magna del Conservatorio. Ogni volta che ci sarà un'attività artistica, un'attività formativa in quest'aula si farà riferimento ad Antonio Serignano. Troviamo questo assolutamente doveroso. Visibilmente commossa, la moglie del maestro, che accompagnata dai figli, anche loro musicisti, ha svelato la targa. Grazie, io ringrazio tutti perché volete bene mio marito, perché lui ha fatto quello che desiderava fare. Non per se stesso, ma per gli altri. Quindi sono felice.